Prova a recuperare la Posten, ci riesce, ma la riperde ancora. Attenzione, sì, attenzione! Antonini in area! Antonini in area! Antonini in gol! Eccolo lì, che bel gol! Facciamolo vedere! Però è nato cresciuto nel giovanili del Milan. E allora Luca Antonini la vesta! Allora. Luca Antonini la vesta! E andiamo! Bravo Luca! Sei il futuro del Milan! Questo è il futuro! I giovani! Il cuore! Col cuore si vince! E andiamo! Vai Tiziano! La bocca Monaca! Comunicazione. La stiamo sentendo. Grazie sì. Per l'attenzione. Non bisogna esporre striscioni che non consentono una corretta visione della partita. Questo l'annuncio. Avrà telefonato Berlusconi. Un farro spiritoso caddago scapazzon. Attenzione. Vai, fammi divertire almeno con le battute. Mi è rimasto questo in una stagione. Vedi qual è la mia stagione? Ma mi sembri Giuliani. Cos'è un difetto quello di essere telecronisti juventini poco spiritosi? No, essere spiritosi è una dote. E lo sei. Ma non lo sei. Grande maestro. Scusa, quali striscioni si sono visti? Prima c'era un 7 metri per 35 sul tuo presidente. L'unico che dava fastidio. Cosa c'è? Le bombe carta che stanno lanciando mi annunciano degli striscioni. E secondo te fa ridere sta roba? No, qui non fa ridere, ma ti dico qual è la realtà. Stai prendendo due pere. Il tuo presidente stai prendendo due pere e stai andando a casa. Infatti lo riconosco. Stai bravo. Non so. 7 metri per 35. Due pere a casa per adesso e poi vediamo cosa. Ragazzi, che gol! Che gol! Che gol! Che gol! La bocca Monaca! La bocca Monaca! Terzo posto in campionato, che vuol dire Champions in diretta. Intanto Leonardo Tiziano non vuole entrare in campo, Leonardo. C'è Favalli che cerca di spingerlo. Cerca di convincere Leonardo perché non vuole fare il giro di campo. Sì. Intanto vediamo dalle immagini del nostro monitor. Eccolo Leo, vai Leo. Eccolo Leo, un grande, uno di noi, un grande uomo. Grande Leo, grazie lo stesso, grazie di tutto. Un uomo con le palle veramente, con gli attributi, una persona straordinaria. Imparate gente. È una grande signorilità. Sì, vero. Mai grande, una parola grande, fuori posto, mai. Grande. Non l'ho mai sentito fare polemiche. Mai. Non ha mai accettato provocazioni. Ha sempre cercato di stemperare. Grande Leo. Se ne va un pezzo di Milan, importante. Se ne va un pezzo anche della nostra vita, della nostra storia. Certo, 13 anni. Grazie Leo. Il calcio ha bisogno di questi personaggi, di questa serietà professionale. Poi come tutti può anche aver sbagliato anche lui. Ah, scusa Tiziano, diceva Elio che durano poco. Durano poco personaggi così. Purtroppo. Questo calcio comunque diciamo sempre che dobbiamo migliorare la nostra cultura, dobbiamo migliorare il nostro modo di
di approccio al calcio. E poi Esposito, abbiamo, rimani lì che arrivo. Quando abbiamo questi talenti, perché Leonardo è un talento dal punto di vista proprio della comunicazione. Se tutto gli esempi fanno questa fine. E gli esempi fanno questa fine, chiediamoci il perché allora. Chiedendoci il perché forse capiamo il perché poi succedono tutte queste cose. Chiaro. Intorno al nostro calcio. Chiaro.